La mattinata di allerta rossa in Liguria, la prima che coinvolge tutto il territorio regionale dopo 5 anni, è passata senza particolari segnalazioni di criticità, ma comunque con preoccupazione e disagi. Per motivi di sicurezza è stata chiusa l'autostrada Savona-Torino all'altezza di Madonna del Monte, fra Savona e Altare, dove è monitorata la frana che ha distrutto uno dei due viadotti. Nell'Imperiese a Cenova, frazione del comune di Rezzo, il fango purtroppo ha ripreso a colare dalla montagna sovrastante il paese, che per il momento comunque non è ancora stato evacuato. Comune e imprese private lavorano per cercare di dirigere le colate fuori dell'abitato. Sorvegliata speciale anche la frana che ha interrotto la provinciale fra Dolceacqua e Rocchetta Nervina. Nella maggior parte dei comuni liguri sono state chiuse le scuole, annullate gli eventi, aperti i centri operativi comunali per tenere sotto costante monitoraggio l'evoluzione della situazione. La pioggia proseguirà infatti ancora fino alla prossima notte e il territorio risulta già pesantemente provato dalle precipitazioni precedenti. Come ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, infatti nell'arco di 50 giorni sono caduti 1800 mm di pioggia, un dato che supera la media annuale. Altro timore rappresentato dalle mareggiate: ad Alassio, cittadina pesantemente colpita nel recente passato dalla furia delle onde, il comune ha posizionato sacchi di sabbia a sbarramento dei vicoli che dalla passeggiata mare conducono al caratteristico budello, nella speranza che possano costituire una barriera per limitare la forza del mare. Sicuramente è un primo passo, noi abbiamo l'obiettivo chiaro di abbassare le tasse ai redditi medio-bassi, quindi oggi in manovra passa un primo provvedimento che va nella direzione da noi auspicata, cioè sostenere le famiglie con almeno 2 figli e un reddito sotto i 15.000 euro. È, diciamo, appunto un primo risultato, ma bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti ed è il senso del protocollo che abbiamo sottoscritto, ovvero l'avvio a partire da gennaio di un percorso con la Regione per la rimodulazione delle addizionali IRPEF che consenta di abbassare le tasse anche alle famiglie sopra i 15.000 euro di reddito. Quale sarà il prossimo step? Appunto questo, ovviamente c'è la necessità in una regione che è ancora in stato di emergenza di affrontare il tema della crescita. Il tema della crescita si affronta sia dal punto di vista del sostegno ai consumi, ed ecco la ragione per cui chiediamo di rimodulare gli addizionali IRPEF, e si affronta dal punto di vista del sostegno agli investimenti. E questa è la ragione per cui abbiamo chiesto alla regione di rifinanziare il bando sulle aree di crisi non complessa, che deve sostenere gli investimenti industriali proprio in quelle aree che riguardano 3 province della regione, ovvero Genova, La Spezia e Imperia. Ero soddisfatto nel momento in cui sono arrivati già i 20 da Marco Lione. Poi ovviamente lì tra la giuria, ma la demoscopica che ha contribuito a portare 10 di loro e poi adesso con 4 elementi è normale che mi sia dispiaciuto per chi è andato via, ma io l'ho sempre detto, le 10 canzoni questa sera che erano sul palco secondo me erano tutte 10 per motivi diversi fortissime, quindi io sono molto contento, soddisfatto e felice che loro siano a Sanremo. Faccio i complimenti anche agli altri 3, quindi ai ragazzi di Aria Sanremo e poi a Tecla. Insomma, credo che il gruppo degli 8 sia un gruppo personalmente ritengo forte e mi auguro che da questo gruppo possa uscire non solo il vincitore ovviamente delle categorie nuove proposte, ma che esca un nome che possa essere veramente che abbia il successo di tutti gli altri, insomma, dico, dei Mammut o dei Ramazzotti, tanto per citare il primo di Sanremo Giovani e l'ultimo, insomma, che arriva dai giovani. Si è
è svolto domenica 15 dicembre nel Palazzetto dello Sport di Imperia Natale in Danza, classico appuntamento pre-natalizio che il Centro Sportivo Educativo Nazionale di Imperia organizza insieme ad alcune delle scuole di danza affiliate per augurare Buon Natale a tutte le famiglie. La manifestazione ha visto gli spalti del palazzetto gremiti per oltre 5 ore di spettacolo. Tantissimi i bambini e ragazzi che hanno presentato coreografie di diversi stili, modern, contemporaneo, danza fantasia, classico, latino, hip hop. Non solo giovani, ma anche adulti che hanno ballato musiche country, valzer e balli da sala. Natale in Danza è stata anche l'occasione per fare beneficenza. Ogni anno vengono infatti scelte due associazioni a cui devolvere le offerte raccolte durante l'evento. A beneficiare della generosità delle persone, quest'anno sono state la Banca degli Occhi Lions, che promuove il trapianto delle cornee per ridare la vista a persone che ne sono prive, e l'Associazione Imperiese a Piccoli Passi, che aiuta le famiglie con bambini diversamente abili ad affrontare le spese mediche e che il Servizio Sanitario Nazionale non copre. Lo spettacolo di Natale in Danza sarà trasmesso su Imperia TV domenica 22 dicembre alle ore 21, mercoledì 25 dicembre alle ore 16.30 e 21 e giovedì 26 dicembre alle ore 14.30. Anche quest'anno c'è il calendario della polizia locale, quest'anno veramente bello, si vede il cambio di passo, la tecnologia, i mezzi nuovi, un sacco di nuovi agenti, quindi veramente un bel calendario da comprare, anche perché l'incasso sarà devoluto al Gaslini come ogni anno ed è un'iniziativa lodevolissima che naturalmente promuoviamo molto volentieri, nella speranza di mandarli tutti esauriti, e soprattutto ovviamente un abbraccio, un in bocca al lupo a tutti i nostri agenti che ogni giorno cercano di migliorare la vivibilità in città. È una consuetudine oramai e ne siamo molto contenti, chiaramente. Poi devo dire che anche il tema della tecnologia e delle attrezzature che servono ai vigili, in questo caso per fare il loro mestiere, che è sempre più complesso e sofisticato, si sposa molto bene anche con quella che è la sofisticazione del nostro istituto, perché certamente oggi si ottengono dei risultati di altissimo livello proprio potendo usufruire di tecnologie, oltre che chiaramente di professionisti che sono insostituibili. Poter continuare a celebrare un nuovo anno che viene insieme agli amici della polizia locale sia veramente per noi una bellissima cosa. Poi la continuità è anche un qualche cosa che ci dà molta forza per la prova di un affetto che va avanti, che non si ferma per i nostri bambini. Innanzitutto prosegue ormai un evento che tradizionalmente celebriamo, lo dedichiamo tutti al Gaslini che ormai abbiamo adottato, credo che sia una buona iniziativa. Il prossimo anno abbiamo voluto mettere in luce l'evoluzione del corpo in termini tecnologici. Sono stati fatti notevoli investimenti, il corpo è molto più maturo rispetto al passato e gli abbiamo dato gli giusti strumenti. Si può fare sempre di più, faremo sempre di più, ma siamo già a un buon livello. I margini di miglioramento sono sempre tanti, sia dal punto di vista tecnologico, dalle body cam a nuovi mezzi anche a livello di telecamere per monitorare ancora meglio il territorio, anche dotazioni naturalmente, per far sì che la sicurezza dei nostri agenti possa andare a braccetto anche con un aumento della operatività e della capacità di intervenire non solo in tempo reale, alle volte anche di prevenire quelle che sono le situazioni di pericolo o presunte tali. Voglio sottolinearlo, quest'anno c'è stato un investimento notevolissimo, parliamo di 40.000 ore uomo per la formazione di tutti gli operatori, questo perché ci rendiamo conto che gli operatori devono essere sostenuti anche sotto questo profilo. La crisi economica a molti fa aguzzare l'ingegno. C'è chi si arrangia, chi lavora di più, chi cerca attività extra oltre all'occupazione quotidiana. La disoccupazione non accenna a diminuire e, come abbiamo sottolineato già l'altra sera, i cervelli italici sono sempre più in fuga.
È chiaro che parlavamo di cervelli laureati, di giovani certi, di trovare occupazione ben retribuita e sicura in altri lidi. Ma ci sono anche i cervelli, quelli negativi, che non scappano e affrontano la crisi all'insegna degli espedienti. Ne fanno di tutti i colori e non soltanto gli appartenenti in servizio attivo e permanente della malavita. Ci sono anche quelli che si improvvisano e da un giorno all'altro per guadagnare di più di quello che già furtivamente si mettono in tasca. Così si inventano nuove forme per lucrare sul cittadino il più delle volte inerte. Ci sono i venditori di marchi contraffatti mandati per le strade, nelle piazze da organizzazioni ben oleate che mettono a segno bidoni di tutto riguardo. Poi ci sono quelli che vendono cibo scaduto e anche avariate. L'importante è mettere su denaro, fare bottino per rimanere economicamente tranquilli. L'ultima trovata di un lestofante, dall'apparenza di brava persona, è stato messo a sé, è stato trovato mentre da gommista nell'Interland di Modena stava cercando di aumentare la sua clientela. E così cosa ha fatto? Ha pensato bene di spargere per le strade non distanti dalla sua officina chiodi a croce e in quantità massiccia. Il risultato è stato quello di aumentare la clientela e conseguentemente l'incasso. Però lo hanno pizzicato i carabinieri prima che potesse continuare a fare danni. Gli hanno perquisito anche la casa, dove hanno trovato 6 kg di chiodi pronti per far fuori i pneumatici. Come sempre, la parte negativa dell'Italia si rimbocca le maniche per fregare il prossimo. San Domenico di Silos. Nacque a Cañas, nella provincia di Logroño, in Spagna, intorno all'anno 1000, da genitori nobili caduti in miseria. Lavorò come pastore, poi entrò nel monastero benedettino e, ordinato sacerdote, si ritirò in una grotta della Sierra de Cameros. Verso il 1030 entrò nel monastero di San Millán de la Cogolla, in Navarra, dove divenne maestro dei novizi e più tardi gran priore. Costretto a fuggire, si rifugiò a Burgos presso il re di Castiglia, che gli affidò il monastero di San Sebastiano di Silos. Divenuto abate, riformò l'abbazia introducendovi la disciplina di Cluny e promuovendo gli studi sacri grazie alla creazione di uno scriptorium. Morì il 20 dicembre 1073 dopo 30 anni di governo, è patrono dei prigionieri ed è invocato dalle partorienti. Male? Sì. No, dai, tutto a posto. Mancano 2 ore a Natale, ragazzi. Mettiamo un po' di più. Auguri anche a lei. Non sono gli alberi a fare il Natale, sono le persone. Buone feste da Conad. Anche quest'anno siamo arrivati al nostro Natale con il nostro presepe che, come ci contraddistingue oramai i nostri visitatori sanno, noi ogni anno ambientiamo la nascita del nostro Signore Gesù in un modo diverso. Noi quest'anno siamo voluti tornare un po' al classico e abbiamo fatto un presepe, direi, tradizionale, cosa che negli altri anni non abbiamo mai fatto, perché noi oramai lo sappiamo, tutta la città lo sa, tutta la provincia pure, perché vengono gente da tutte le parti a vedere il nostro presepe. Il nostro Gesù bambino l'abbiamo fatto nascere negli abissi, l'abbiamo fatto nascere nell'universo, abbiamo riprodotto praticamente l'universo e l'anno scorso addirittura abbiamo riprodotto praticamente anche il Ponte Morandi. Quest'anno invece siamo tornati a un presepe classico, tradizionale, come l'abbiamo conosciuto da quando eravamo noi bambini. Il nostro parroco, Don Stefano Caironi, è il gruppo degli amici del presepe, anche quest'anno,
dopo 3 mesi di fatiche, hanno voluto rispondere generosamente all'esortazione di Papa Francesco ad impegnarsi con maggior vigore alla trasformazione delle nostre comunità cristiane in veri e propri cenacoli missionari, ove ogni attività di apostolato è ripensata secondo lo stile della Missio ad Gentes. Il mappamondo posto sopra la Natività, costruito con le mani dei nostri bambini del Catechismo, riassume sinteticamente questo tema: cristiani battezzati, missionari, inviati ai vicini e sino agli estremi confini della terra per portare l'Epifania, cioè la manifestazione del bambino che nasce per noi, a tutti i popoli e a tutte le genti, per adunare l'umanità sotto un'unica stella, quella dei figli di Dio. Il mistero della Natività imprime infatti in ogni uomo la vocazione a cooperare affinché si realizzi appieno la profezia cantata dal Salmo 71: Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti fa male? Sì. No, dai, tutto a posto. Mancano 2 ore a Natale, ragazzi. Mettiamo un po' di più. Auguri anche a lei. Non sono gli alberi a fare il Natale, sono le persone. Buone feste da Conad. La nave Sea-Watch 3 dell'omonima ONG tedesca potrà fare ritorno in mare. Dopo più di 5 mesi passati nel porto di Licata in Sicilia, l'imbarcazione potrà tornare a navigare nel Mediterraneo con il suo equipaggio. La decisione arriva dal Tribunale di Palermo, che non prende in considerazione il merito dell'infrazione al decreto sicurezza bis posto alla base del sequestro, quanto invece al fatto che il prefetto di Agrigento non abbia risposto nei termini previsti di 10 giorni all'opposizione al provvedimento presentato dai legali della Sea-Watch. Il sequestro è da considerarsi quindi come decaduto e la Capitaneria di Porto di Licata non potrà più trattenere l'imbarcazione. Bisogna denunciare e perseguire i trafficanti che sfruttano e maltrattano i migranti, senza timore di rivelare connivenze e complicità con le istituzioni. Bisogna mettere da parte gli interessi economici per mettere al centro la persona, ogni persona, la cui vita e dignità sono preziose agli occhi di Dio. Bisogna soccorrere e salvare, perché siamo tutti responsabili della vita del nostro prossimo e il Signore ce ne chiederà conto al momento del giudizio. È un importante momento per l'Italia e per le Nazioni Unite, perché si celebrano 25 anni di un centro logistico fondamentale per gli aiuti in tutto il Mediterraneo. Da qui sono partiti aiuti per l'Albania, per la Libia, sono partiti aiuti per il Sudan, per il Venezuela e quindi anche oltre il Mediterraneo. Abbiamo fatto delle azioni importanti come Italia finanziando progetti come questi e mai come in questo momento abbiamo bisogno delle Nazioni Unite per risolvere una crisi fondamentale che è quella libica. Sono quasi 2 milioni i giovani nella fascia 18-34 anni che vivono in condizioni di sofferenza, ovvero a cui mancano 2 o più dimensioni del benessere, dalla salute al lavoro, passando per la sfera sociale, territoriale e l'istruzione.
Queste le rilevazioni del rapporto Istat sul benessere equo e sostenibile, secondo cui questa multideprivazione è più alta tra i giovani adulti e nel mezzogiorno. Analizzando nel dettaglio le diverse sfere di interesse, i campi in cui si incontrano più difficoltà sono lavoro, conciliazione dei tempi di vita e soddisfazione economica. In base al documento, comunque, nell'ultimo anno gli indicatori segnalano un aumento del benessere. Oltre il 50% del totale dei circa 110 indicatori considerati, infatti, registra un miglioramento. Sembra mancare solo ed esclusivamente la firma a sancire il passaggio di Carlo Ancelotti all'Everton. Secondo la stampa britannica, però, l'attesa non sarà lunga. Il Sun sostiene che sabato il tecnico italiano assisterà al match del Goodison Park tra la sua nuova squadra e l'Arsenal. Quella contro i Gunners sarà quindi l'ultima partita con Duncan Ferguson, primo allenatore dei Toffees. Poi lo scozzese farà un passo indietro, diventando il secondo dell'ex tecnico del Napoli. La firma dovrebbe dunque arrivare lunedì. Un contratto di 4 anni e mezzo per un totale di 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, con il debutto in programma a Santo Stefano in casa contro il Burnley. L'Inter è pronta a blindare il proprio gioiellino Sebastiano Esposito. Destinato ad una maglia da titolare sabato contro il Genoa, il talento nerazzurro sta entusiasmando tutti, ricevendo apprezzamenti da molti addetti ai lavori. Nell'ultima sessione di mercato invernale, il Paris Saint-Germain si era fiondata sul calciatore, lasciando un contratto in bianco soltanto da firmare e offrendo un posto di lavoro, pur di convincerlo, ai parenti più stretti. Sebastiano aveva però rifiutato, volendo pensare soltanto all'Inter. Il suo contratto scade nel 2022 e in questi giorni potrebbe esserci un incontro per programmare la blindatura di un nuovo contratto quinquennale. 971 incidenti in tutto l'anno è il bollettino della stagione del Moto Mondiale 2019, nel quale fra le tre categorie Moto 3, Moto 2 e Moto GP si sono registrati quasi 1000 incidenti. In 124 casi i piloti sono stati accompagnati al centro medico per un controllo, in 38 occasioni si è reso necessario il trasferimento in ospedale con 21 piloti che sono stati sottoposti ad operazioni chirurgiche. L'appuntamento peggiore dell'anno da questo punto di vista è stato il Gran Premio di Le Mans, nel quale ci sono stati 90 incidenti con 10 piloti infortunati. Il 2019 della pesistica italiana è stato straordinario. Lo dice con soddisfazione il presidente della FIPE Antonio Urso nel corso di un forum nella sede romana dell'agenzia Italpress. Devo dire che questo 2019 è stato straordinario per numero di medaglie, per risultati, per record in mondiali, europei. Abbiamo un settore giovanile che è in evoluzione, abbiamo un gruppo di senior che sta lavorando per la qualificazione olimpica. Devo dire che non possiamo dire altro che un anno positivo. La FIPE è impegnata nell'organizzazione della Coppa del Mondo, in programma a Roma dal 27 al 31 gennaio prossimi, che distribuisce punti per la qualificazione olimpica. L'evento è straordinario, abbiamo 410 atleti iscritti, 60 nazioni provenienti da 5 continenti, è la penultima gara di qualificazione olimpica, perché il prossimo sarà il campionato europeo che faremo a Mosca in aprile. Devo dire che i nostri ragazzi sono prontissimi per conquistare gli ultimi punti di qualificazione a Tokyo. Sembrano maturi i tempi perché l'Italia torni a vincere una medaglia olimpica che manca dal 1984. L'Italia dei pesi può tornare a vincere una medaglia, ovviamente la pesistica in ambito internazionale deve fare un'operazione importante, che è quella di pulire questo sport dal problema annoso e dannoso del doping. Noi ci stiamo lavorando come federazione e stiamo tentando di fare in ambito internazionale tutte le mosse possibili affinché questo accada. Laddove dovessimo gareggiare alla pari, io credo che Antonino Pizzolato nella categoria 81 ha ottime chance per poterlo fare.